funziona. 154 presenze, è una buonissima qualità di palleggio, giocava con il Sisto, però qua vi faccio vedere per esempio tre gol che lui fa di destro. Guardate quanta personalità, qua era proprio ragazzino. Ciao amici di Napolità, arriva Lazar Samardžić, il nuovo acquisto del Napoli che va a rinforzare il centrocampo. Da tutti è preso come un sostituto di Elmas, ma andiamo a vedere le caratteristiche, andiamo a leggere qualche numero e soprattutto andiamo a vedere qualche azione del talento serbo che da tedesco diventa serbo, ma tra poco vi spiego. Prima di tutto iniziate come sempre ad iscrivervi al canale Napolità se non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like a questo video, arriviamo almeno a 200 e soprattutto iscrivetevi a tutti i nostri social perché sono pieni zeppi di contenuti, mi raccomando, tutti i social. Ma partiamo da questo acquisto, Lazar Samardžić, acquisto che doveva già essere fatto l'anno scorso. Vi ricordate come si parlava di questo ragazzo? Ma soprattutto vi ricordate le foto addirittura già nella sede dell'Inter? Poi era successo un po' di problemi, successero per la questione gestione, il padre e altre persone che curavano l'immagine del calciatore, non se ne è fatto niente e finalmente arriva al Napoli. Questo calciatore è totalmente sinistro, però tra poco vi faccio vedere, non perdete niente di questo video, perché vi faccio vedere anche quanto è bravo con il destro, ha fatto qualche gol con il destro e poi c'è il punto interrogativo della posizione in campo, perché vi voglio far vedere alcune cose attraverso le posizioni medie, attraverso alcuni numeri e poi questo calciatore può giocare realmente ovunque. Comunque partiamo subito, Lazar Samardžić dell'Udinese, ovviamente in questo arriva dall'Udinese, 24 febbraio del 2002, ha 21 anni, di nazionalità serba, 1,84 il calciatore, posizione centrocampista, perché tra poco vi faccio vedere anche lui più o meno in che posizione è stato. Attualmente è andato nella nazionale serba, è passata da quella tedesca. Ma andiamo a vedere quelle che sono i trasferimenti, scusatevi. Allora, lui parte dalle giovanili dell'Hertha Berlino, poi va all'Hertha Berlino Under 17, poi Hertha Berlino Under 19 e fa questo passaggio all'Lipsia, molto particolare perché lui sta solo un anno, sta dal 20 al 21 all'Lipsia e viene acquistato proprio dall'Hertha Berlino per 500.000 euro e poi viene acquistato dall'Udinese per 3 milioni. C'è questa cosa molto particolare che vi faccio leggere qui, perché il 7 settembre del 2020 il calciatore si trasferisce all'RB Lipsia, nell'arco della stagione però scende in campo solamente 7 volte in campionato e 2 in Coppa di Germania. Quindi il 5 agosto nel 2021 viene ceduto all'Udinese per 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Vedete qui come si uniscono i puntini? Il Napoli prende i soldi per Elmas intorno ai 25 milioni e nell'acquisto di Samardžić qualcosa arriva pure all'Ipsia. Questo è per farvi capire come è tutto segnato questo centrocampo del Napoli, l'Ipsia c'entra tanto. Ma andiamo a vedere quelle che sono le posizioni in campo di questo calciatore, perché come vedete qui lui gioca un po' ovunque, ha fatto la punta, la seconda punta, il trequartista, il centrocampista centrale, il mediano e il centrocampista di sinistra. Guardate che stranezza, non c'è a nessuna parte il centrocampista di destra, quello che alla fine fa nell'ultimo anno con l'Udinese, ma tra poco vi faccio vedere proprio le hitmap. Guardate quanto è più grande il cerchietto del centrocampista centrale e quello del trequartista, ma andiamo a vedere, perché lui gioca 63 partite da centrocampista centrale, fa 15 gol e 7 assist, poi fa le stesse partite, 60 da trequartista, fa 49 gol e 24 assist, poi fa 2 solo presenze da seconda punta, 1 da centrocampista di sinistra, 1 da punta centrale e fa un assist e 1 da mediano. Quindi questi sono i ruoli che ha fatto Lazar Samardžić. Ma andiamo a vedere pure la carriera nazionale, è molto particolare perché lui gioca Germania Under 16 che fa 7 presenze e 2 gol, poi fa Germania Under 17 5 presenze e un gol, Germania Under 19, 6 presenze e 2 gol, Germania Under 20, 5 presenze e 2 gol, Germania Under 21, 5 presenze e 2 gol, poi il 24 marzo del 2023, quindi l'anno appena passato, decide di diventare serbo, quindi prende la nazionalità serba e fa 5 presenze. Ma andiamo a vedere proprio i numeri di questo giocatore che a noi ci interessano, prima di andare a vedere poi i punti deboli e poi andiamo a vedere anche i posizionamenti che per noi sono molto importanti. Allora, i numeri sono questi: lui alla fine gioca 9.222 minuti in carriera, colleziona 154 presenze, come vedete qui un po' dappertutto, vedete la Coppa Giovanile, Coppa Italia,
il campionato dell'Hertha Berlino Under 17, Under 19, Serie A, ovviamente fa più presenze in Serie A, 77, 9 gol, 8 assist, prende anche due cartellini gialli, 3.466 minuti per lui, comunque un totale di 154 partite, 65 gol, 34 assist, abbiamo detto già le ammonizioni sono 3, 9.222 minuti per questo ragazzo di appena 22 anni. E non è male, ragazzi, non è male. Ma andiamo a vedere quello che vi stavo dicendo prima, perché andiamo a vedere i punti di forza che potete vedere qui. Passaggio, tiro da lontano e palle lunghe, punti deboli. Nessuna, e questo ci fa piacere. Ma andiamo a vedere ora la particolarità delle posizioni medie, perché qui dobbiamo fare un discorso importante. Perché Lazar Samardžić, noi ce lo ricordiamo ovviamente nell'Udinese, spesso vedevamo che partiva dal lato destro. Però io vi voglio anche dire una cosa che è importante. Giocando prevalentemente col 3-5-2, ovviamente quando ci sono i tre centrocampisti centrali, il posizionamento diciamo è un po' particolare. Non è che c'è proprio netta la mezzala di destra, la mezzala di sinistra, perché lo sviluppo della lateralità lo fanno gli esterni. Quindi alla fine i centrocampisti centrali un po' spaziano per tutto il centrocampo. Andiamo a vedere l'heatmap non solo di quest'anno, ma mettiamole a confronto tutte e tre. Vi faccio vedere, questo è il 2021-2022. Vedete, in questo caso lui gioca 22 partite, gioca una sola volta da titolare, in media partita fa 22 minuti, però guardate come qui spazia molto per il campo, va sia a destra che a sinistra, potete vedere anche dove c'è la freccia, quindi vedete lui sta sempre la tre quarti, poche volte va dietro al centrocampo, però va per tutto il fronte d'attacco. Ma guardate 22-23, gioca 37 partite, inizia 19 da titolare, fa la media di 50 minuti a partita, due volte inserito anche nella squadra migliore della settimana, e guardate qui come tendenzialmente sta un po' più a destra, però guardate come va a giocare molto anche sulla zona mediana, però come vedete qui sta sempre spostato a destra. Poi vediamo il 23-24, gioca 17 partite, parte 13 volte da titolare, fa un 68 minuti di media, guardate qui come aumenta il minutaggio, e qua possiamo vedere che sempre mantiene il lato destro, ma rispetto al 22-23 già sta iniziando a sviluppare un po' più sulla sinistra. Perché io vi sto dicendo questo? Perché alla fine un po' tutti stanno pensando che Samardžić potrebbe essere inserito o al posto di Zielinski, o magari potrebbe essere inserito anche a destra, perché a destra, dove c'è Anguissa, potrebbe anche giocare un giocatore come lui. In queste ultime partite stiamo vedendo che più o meno è Anguissa a giocare sulla destra e Zielinski a sinistra. Però come vedete la duttilità di Samardžić può utilizzarlo un po', può essere utilizzato un po' dappertutto. E dobbiamo dire che però non è proprio Elmas, perché raramente, come vedete, può essere inserito come esterno. Però chi lo sa, un ragazzo di 21 anni lo puoi ancora plasmare a tuo piacimento. Però io sono d'accordo se lo inseriamo già come mezzala. Per esempio può giocare qualche volta al posto di Zielinski, può essere utilizzato a destra senza alcun tipo di problema. E vediamo anche questo sviluppo che stiamo vedendo nuovo della posizione di Kvara, come potrebbe essere ancora inserito anche lui come discorso per andare ad occupare lo spazio che è stato, diciamo, dove si è spostato un po' Kvaratskhelia. Vediamo, comunque possiamo vedere da questi numeri e da queste cose che vi ho fatto leggere che è un centrocampista molto molto forte. Ma andiamo a vedere proprio le immagini, perché vi faccio vedere subito una cosa. Molti dicevano che questo calciatore giocava solo di sinistro, era tendenzialmente un giocatore che prediligeva, anzi esclusivamente giocava con il sinistro, però qua vi faccio vedere per esempio tre gol che lui fa di destro, gol molto belli, guardate qui quanta tecnica questo giocatore, ed ha anche un piede destro vellutato insieme a quella che è il sinistro, che è il suo marchio di fabbrica, chiamiamolo così. Poi vi faccio vedere anche queste altre immagini dove lui gioca, ecco, in questa posizione centrale. Vedete come gioca da play, come recupera bene il pallone dal basso, è una buonissima qualità di palleggio. E qui invece gioca anche da trequartista, che si riesce anche a inserire ed andare a portare l'azione in avanti. Lui è molto bravo anche a fare gli assist, stiamo parlando di un giocatore che ha tantissima qualità. Però noi che cosa abbiamo? Abbiamo pure un calciatore che è molto bravo sulle punizioni. Vedete, queste sono un paio di punizioni dove lui riesce a mettere al centro, qui si arriva anche al gol, però guardate che bel piede che ha, un piede pulito, quindi potrebbe essere importantissimo per i calci piazzati. E questo è anche un gol su calcio di punizione, guardate qui che sinistro, gol straordinario. Poi andiamo a far vedere anche
la sua masterclass. Purtroppo qui vi faccio vedere un gol che fece contro il Napoli, recupero palla e poi gol di sinistro, e poi qui vi faccio vedere tutta la sua qualità. Canne il piede sinistro, ricordate, no? Un po' il problemino del Napoli che non si riesce mai a tirare, non tiriamo mai da fuori, mamma mia, ma come si fa, come non si fa? E diciamo che la Samardzic questo problema ce lo può risolvere. Infine chiudiamo con un video sui rigori, perché guardate quanta personalità, qua era proprio ragazzino, guardate come tira i rigori con semplicità e con serenità, è un altro fondamentale che a noi ci serviva e non poco. Ragazzi, questa alla fine era la scheda del giocatore serbo che arriva a Napoli, arriva a rinforzare il centrocampo, ci possiamo sentire soddisfatti, era un calciatore che volevano un po' tutti, mi ricordo la delusione enorme quando stava andando a firmare per l'Inter, invece è un nuovo calciatore del Napoli. Forza Lazar, rinforza il centrocampo e ora concentriamoci perché dobbiamo recuperare un sacco di punti. Benvenuto nella famiglia di Napoli e anche nella famiglia di Napolità, perché questo contenuto è dedicato anche a te, caro Lazar. Mi raccomando, forte, e andiamoci a prendere i punti che abbiamo lasciato per strada. Ragazzi, questo video termina qui, ricordatevi sempre di lasciare un like, e perché è arrivato fino alla fine, ragazzi, che possiamo mettere? Ma mettiamo un diamante, dai, un diamante, perché è andato via il diamante grezzo, speriamo di ritrovare un altro vero diamante, che è Samardzic. Un bacio e un abbraccio da Sasà, e sempre forza Napoli. Ciao!